Lo spettacolo che allieterà sicuramente tutti coloro che interverranno e mi farà molto piacere perché oltre ad essere uno spettacolo è anche un contenuto culturale perché parliamo di Abruzzo e quindi si parla un po' di tutte le peculiarità della nostra regione, quindi mi farà piacere far conoscere la parte geografica, storica, linguistica della nostra regione in chiave chiaramente ironica, perché quello faccio. È uno spettacolo che ripercorre, appunto come ho detto, storicamente, geograficamente e linguisticamente, che è la cosa più importante, un po' tutto quello che l'Abruzzo è e tutta la storia che viene praticamente raccontata, perché io da bambino rimasi male una volta in un intervallo quando proponevano dell'Abruzzo non un lato diciamo bello come tutte le altre città che facevano vedere, ma delle cose un po' diciamo folcloristiche, belle ma troppo di folklore. E allora ho detto: ma è possibile? Poi nel tempo ho visto anche che questa cosa continuava, perpetravano il fatto di non far conoscere diciamo la nostra regione, e quindi da questa diciamo involontaria loro provocazione è nata la voglia di conoscere e far conoscere di più l'Abruzzo, chiaramente ripeto sempre in chiave ironica, perché l'ironia è una chiave che apre tutte le porte. L'idea è molto semplice. Innanzitutto questi ragazzi ristretti che sono nel mio cuore, abbiamo così predisposto uno spettacolo grazie alla grande disponibilità del comico artista abruzzese Vincenzo Olivieri. Non è tanto solo lui, anche la presenza delle autorità, dal procuratore generale della Repubblica a Sua Eccellenza il prefetto, a tante autorità che sono presenti, al sindaco di Pescara, far vedere che le istituzioni entrano nel carcere, vogliono capire come poter aiutare i detenuti dall'indomani che riescono. Quindi è un incontro a doppia linea, bidirezionale, sia dalla parte, un momento più ludico durante le festività natalizie come augurio, e soprattutto le autorità del territorio entrano nel carcere. Questa è la grande conquista, la grande scommessa che abbiamo messo in campo. È un'iniziativa preziosa perché deve pensare che ripartiamo dopo 2 anni di blocco delle attività per Covid, per cui non è solo un momento ricreativo ma davvero un momento culturale che sia di buon auspicio per tutti noi. Un'iniziativa proposta dal Garante regionale insieme al signor prefetto, che abbiamo accolto con piacere. Sarà anche l'occasione per farci un augurio di buon Natale. Se l'andamento, pensi che qui siamo tutti vaccinati, abbiamo già iniziato con la terza dose sia il personale che i detenuti, e quindi con questi buoni dati sarà possibile un graduale ritorno alla normalità che ci auguriamo sia per l'interno che per tutti i cittadini.